Presso la Sala Trevi, Cineteca Alberto Sordi, nel centro di Roma, due nuovi lungometraggi sono stati presentati durante la terza giornata del Terzo Millennium Film Festival. Davanti a un pubblico che si afferma entusiasta e numeroso, la regista Sabrina Varane introduce il suo ultimo film documentario dal titolo Riding for Jesus. Un lavoro che la Varane ha portato a compimento dopo un periodo di circa 3 anni. L'intraprendente regista è volato d'oltreoceano tra le aride zone degli Stati Uniti per riprendere la vita di un gruppo di bikers evangelici che dedicano tutta la loro attività ad aiutare persone in difficoltà. Uno spaccato di una realtà che viaggia su due ruote, un road movie che ricorda l'atmosfera di film come Easy Riders o Paris, Texas. Personaggi reali che, passati attraverso difficili storie di droga, reclusioni e violenze, oggi diffondono la parola di Gesù come testimone di un mondo in cui la retta via sembra essere smarrita. Immagini quasi grottesche, come descrive la stessa regista, che sono proposte come un'analisi antropologica di un fenomeno tutto americano al quale la curiosità difficilmente può sottrarsi. Nel secondo film presentato durante la serata dal Dipartimento di Film e Televisione di Tel Aviv, un collettivo di 7 esordienti registi di origine israeliana e palestinese collaborano confrontandosi su una questione di attualità cruciale come quella dell'acqua. Water, titolo dell'opera, è un film composto da 7 cortometraggi che, come ci spiega l'israeliana Yael Perlov, editrice del progetto, cercano di distruggere degli stereotipi che in realtà esistono tra due popoli che, a causa del forte conflitto e dei terribili vincoli territoriali, non conoscono più nulla l'uno dell'altro. Nel film, che aprì anche la rassegna cinematografica della Settimana della Critica a Venezia, la tematica comune tra le 7 storie è appunto l'acqua come simbolo di purezza e serenità in contrasto con il duro contesto conflittuale della regione. Al di là delle trame di queste storie, che sono un mix di documentari e finzioni scritti con formidabile intelligenza, è importante vedere come colleghi palestinesi e israeliani possono lavorare insieme su un territorio comune in pace e senza tensioni. Un'esperienza che speriamo venga presa in considerazione anche da quelle persone che decidono dall'alto le sorti di molti il cui conflitto ha portato solo rabbia e dolore.